Pronto? Signora, buonasera. Ho visto l'inserzione sul pulmino. Volevo avere qualche informazione. Signora, buonasera, mi chiamo Gianfilippo Neri. Chiamo da Napoli, State variando, sono Portici, Piazza passato. San Ciro, una traversa. Io avevo visto il pulmino e avevo visto che praticamente era in vendita e volevo avere qualche informazione in più, prima di tutto diciamo, la data di immatricolazione, se lei la conosce. Allora, la data di immatricolazione è 98. 8-99-2000, 2001, 98, sì. 2, sono 8, no, 2008 erano 10 anni, siccome però mo 2000 e 12, 10, 8, 9, 10, 14 anni ed Sì. È è la revisione è stata fatta, signora. revisionato, è fatto tutto nuovo, c'è il motore del 2005 perché l'ho cambiato. Meno male, quindi non è il motore proprio antichissimo Oh, del. no, 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 Grazie, meno no, no. male che mi avete dato questa notizia, perché mio padre questa ha detto Gianfilippo a babbo, ma quello a me mi sembra che sia antecedente al 2000. Io mi chiamo Gianfilippo Neri. Piacere, io mi chiamo Maria Guerriero. Buonasera Maria, io mi chiamo Gianfilippo Neri, chiamo da Napoli, Portici, Piazza San Ciro, una traversa. No, perché bisogna essere precisi quando si declina la propria provenienza. Secondo me, io sono un ragazzo un po' preciso, perché la gente, signora, non so se capitate anche a lei, dice, ma da dove vieni? Quello per esempio è di Melito e dice sono di Napoli. No, se sei di Melito devi dire vengo da Melito. D'accordo? Invece Certo. la gente, diciamo così, è un po' superficiale su questa questione. Non so se lei è d'accordo con me. Io sono un ragazzo che studia Sì, sono ingegneria. Mi d'accordissimo, scusi, sono ho le d'accordissimo. punte un po' azzeccate. Dice babbo, dice sempre questo. No, 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 ma quando no, mai? ma No, è vero, sei un ragazzo molto preciso hai e non capito? esistono le punte azzeccate, poi basta Azzeccate. sciogliere queste punte. Riequilibratura e convergenza. Allora, Brava, ecco. ascoltami Gianfilippo, Mi io ho dica. fatto tutto, c'è il motore nuovo, il motore Nuovo. l'ho sostituito. Ho Ito. fatto tutto in tagliando, Ando. cambio d'olio, Olio. pizzicini, Iltri, tutto, tutto, tutto indietro quanto. quanto. Io mi chiamo Gianfilippo Stai Neri, chiamo da variando. Napoli, Portici, Piazza San Ciro, una traversa, avevo visto l'inserzione sul Gianfilippo pulmino Neri. e volevo Senti, sapere Gianfilippo, a me mi servono 3.500 A euro. me Se me serve li 1.000.000 dai, ti do euro il invece. pulmino, ti Mettetemi garantisco tutto quanto. esco tutto Va qua. Sì, bene? però io l'unica cosa volevo capire quanti posti effettivi e ho l'omologato e ho l'ogonoto e ho l'omologato. Quanti Nove posti ho posti, nove l'ogonoma e posti. ho l'ogonoma? Quanti posti ho Nove posti. l'omologato? Ho l'omologloto? Ho l'omologolo? Ho l'omologa? Gianfilippo, ma da Oh, dove vieni, no! da Zelig? No, fatemi finire, se no mi azzecco la punta ancora. Quanti posti ho Omologato, l'omologo? omologato. Ma posso parlare con tuo padre? Dovevo campare, papà non c'è, mi fa parlare sempre a me perché dice che mi devi spratichire. Perché io faccio ingegneria e Ah, vado beh. all'università tutte le mattine a piedi. E allora mi ne volevo, io ne volevo, io mi voleno, io lo levano, non leno, io mi lo meno, me lo leno, le, io mi voleno, le, mo le, me lo leno, io mi voleno, lo mindo, io mi volevo automunire. Mi volevo. Io. Quanto volete, avete detto? Non ti fa ridere la cifra 3.500, Niente in subito. terra e birra, si cammina. Ci sei cascato, sciocchino. Ci sei cascato, stupidino. Ci sei cascato, esci da te. Buonasera, Maria, benvenuta su Radio Marte. Era uno scherzo. Oh, si arrabbia. Ma era una Così signora, simpatica ma non si poi, può sì, dire, molto simpatica signora. simpaticissima tra Ha detto l'altro. da Zelig, Gianfilippo da Zelig. No, grazie a Dio No, no. no. Videolandia, pronto? Buonasera. Pronto? Ma pronto, mi sente signorina?
Mi scusi tanto per il disturbo. Mi chiamo Gianfilippo Neri e la chiamo da Napoli. Sì. E io volevo fare... Sono un po' imbarazzato, non mi aspettavo rispondesse una donna. Non si preoccupi, non si preoccupi, è il mio lavoro, non si preoccupi. Ecco, mi scusi tanto se le farò delle domande, perché... Lei le faccia liberamente, pensi che il mio lavoro è come se vendessi il pane. Ecco, però capisca anche me che non è che io vado da mamma a chiederci queste cose. Ovviamente vado da papà, da fratello, solamente che papà non c'è, il fratello non ce l'ho. Allora io volevo fare questa esperienza. Sì. Io mi chiamo Gianfilippo Neri, studio ingegneria e volevo fare questa esperienza con la bambola gonfiabile. Sì. Prima diciamo di tentare con una donna vera, perché io non ho ingegnato ancora, anche se ho 26 anni. Sì. Perché sono un ragazzo un po', diciamo... non è all'antica, a Napoli si dice con le punte azzeccate, io non so adesso alle parti vostre come si dice. No, dalle nostre si dice l'antica. Allora io volevo sapere un po' la differenza di queste bambole realistiche con bambola donna. Sì. Stavo aprendo la foto perché per esempio a me mi piacciono le sise grandi. Sì. Molto, ma no, non mi metto vergogna a spiegare a lei questa. Non si preoccupi. Va bene, allora a me piacciono le sise molto grandi perché mi piace che io metto la faccia dentro alle sise e faccio... Però lei guardi che se prende una bambola così... Ce n'è una che le ha molto grandi, però non è, come posso dire, sì, non è realistica. Beh, però mi dica comunque il codice che io vedo il tipo di prodotto. Perché diciamo è il materiale che praticamente fa la differenza, no? Sì. Perché... sì, è il materiale che fa la differenza. Uno si sente in mano proprio come fosse una donna vera. Sì. Allora mi piace, la donna vera mi piace. Sì. E non si apre questa fotografia, come faccio a vedere il codice? No, a parte la fotografia ci dovrebbe essere un codice, un numerino. Ma per esempio ci sta Valenti. Sì. Madonna, quanti... 3.890.000 No, 3.990 euro. Ma tu hai capito, io con 3.900 euro io sulla Domiziana a Napoli comincio e finisco fra 15 giorni con 3.800. Sì, ma le lasci stare quella, no, è troppo quella. No, non devi andare, no, devi andare. Perché con tutti questi soldi io tengo a Rosetta Black che pure fa bei servizi. Comunque proprio queste qua, l'unica cosa, io questa bambola gonfiabile, anche se io ho una carta di credito di nascosto di papà. Allora, se io vorrei fare la... Possiamo fare questa qua di 18,90 euro? Senza problemi. Ocean Love Doll, ma qual è la differenza? La differenza fra questa e l'altra è pazzesca, nel senso perché che... quella 3.000 euro, questo 20 euro, c'è una bella di... Sì, qua questa... ci sono tre orifizi, che cos'è orifizi? Sono tre buchi. Tre buchi. Come tre buchi? Le femmine ne hanno uno davanti? Sì, uno dietro e uno in bocca. Scusate, pensavo tre buchi davanti, pensavo tre vagini, allora No. Quando dicono tre, lei deve sempre tenere presente questo. Sì. Io la tocco è dura, il fatto che costa poco si sgonfia subito. No, è una cosa perfetta che va avanti, non c'è nessun problema. E perché allora una costa 4.000 euro e una 20 euro? Perché quella è realistica, cioè è proprio alta 1,60 m è quasi una nana, me lo voglio dire, mica è molto alta. Queste qua che invece sono quelle gonfiabili saranno 1,50 m, 1,40 m, ma è tutta un'altra cosa. Diciamo le bambole ha presente buffe. Quando lei gonfia un salvagente? Ecco, questa è la stessa cosa, quelle del 18,90. Ma col salvagente il buco è troppo grande, il mio bisogno.
Io ho il pisello piccolo. Non ti preoccupi, che questi qua si adattano. Vedi, si adattano perché... Ma sotto che c'è sotto? Pronto? Signora, mi ha lasciato che devo fare da solo. Mi sei cascato, sciocchino. Sei cascato, stupidino. Sei cascato, esci dalla cascata. Osho. Signora, in diretta su Radio Marte, buonasera. Poverina, buonasera, poi lei signora. Pensa tu quante richieste. Ha messo il piede. Tu che dici? No, 10 minuti, l'hanno fatto di tutto. Cioè. Ho capito, però io volevo delle informazioni. Ad variati, ad variate proprio assai. Arrivano i mostri.